Bene, allora iniziamo, buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra partecipazione. Sapete che questo è un incontro sulla riforma costituzionale organizzato dal comitato Cecina che dice sì, è un comitato volutamente non collegato a strutture partitiche che si rivolge a tutti coloro che hanno un orientamento favorevole alla riforma costituzionale che per loro definizione non hanno una distinzione di partitica o di maggioranza di governo, ma si estendono a tutte le ideologie e a tutti gli orientamenti politici. Lavoriamo in collaborazione con i comitati Basta un Sì della provincia di Livorno, con i comitati della città di Livorno, i comitati di Colle Salvetti, di Rosignano. Vedete che il convegno lo faremo con i due relatori qui che ho al mio fianco. Alla mia sinistra vedete Alessandro Franchi, che è qui in veste di presidente della provincia di Livorno. Alla mia destra invece il professor Carlo Fusaro, che è professore ordinario di diritto comparato all'Università degli Studi di Firenze. Il professore ha scritto recentemente un libro proprio sulla riforma costituzionale, in fondo alla sala trovate le copie del libro e chi vuole acquistarle potrà avere l'autografo da parte del professore, chi lo desidera ovviamente. Bene, di che cosa parliamo? Parliamo della riforma costituzionale, ovviamente sapete che il 4 di dicembre ci sarà il referendum costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Molto semplicemente, quali saranno gli effetti? Se prevale il sì, la legge costituzionale già approvata dal Parlamento verrà promulgata e quindi entrerà in vigore. Se prevale il no, il procedimento di promulgazione si fermerà e quindi la riforma verrà archiviata. Nel caso in cui appunto prevalga il no, si apre uno scenario di che cosa potrà succedere. Qualcuno sostiene che si potrà approvare una nuova riforma. È già successa una cosa di questo tipo, è già successo il fatto che noi abbiamo votato un referendum costituzionale in cui è prevalso il no, sì, è avvenuto con la riforma Berlusconi del 2005, il referendum si è svolto nel 2006, ci sono voluti 10 anni per poter avere una nuova legge costituzionale che viene sottoposta all'approvazione del corpo elettorale. Sempre per dare l'idea della probabilità che ci possa essere un'altra riforma alternativa a questa in caso di prevalenza del no, c'è anche da considerare quali sono gli schieramenti delle forze politiche. Abbiamo il centrodestra che ha un orientamento spiccato verso il presidenzialismo o il semipresidenzialismo, abbiamo invece Sinistra Italiana e il Movimento 5 Stelle che assolutamente non vogliono svolte in direzione del presidenzialismo o del semipresidenzialismo. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che se prevale il no è molto probabile che tutto rimanga così com'è, che non si abbia una nuova riforma costituzionale. Rimane tutto così com'è? Beh, c'è da domandarsi com'è, nel senso che se tutto rimane così com'è è una cosa tranquilla, ordinaria, porta qualche conseguenza. Ecco, io credo che qui un ragionamento lo dobbiamo fare. E che qualche conseguenza certamente la porta. Che cosa vuol dire che rimane tutto così com'è? Continuiamo con il sistema bicamerale paritario per quanto riguarda la funzione legislativa, quindi la navetta, sapete, fra Camera e Senato che svolgono le stesse funzioni e debbono approvare la stessa cosa, quindi ovviamente con un rallentamento nell'iter legislativo, ma secondo il mio modo di vedere cosa preponderante è più che altro l'instabilità politica derivante dal fatto che si ha la fiducia votata da due Camere che non sono elette con lo stesso corpo elettorale, ma che hanno due corpi elettorali diversi. Ora è chiaro, uno può ragionare e dire va bene, tutto questo però non è che succede ora, questo qui ce lo portiamo dietro dal 48, perché è dal 48 che noi abbiamo una situazione di questo tipo. E infatti è dal 48 che noi abbiamo una situazione di instabilità governativa, dove i governi si avvicendano velocemente, e dove questo fenomeno, diciamo, di rallentamento dell'attività legislativa attraverso il bicameralismo paritario e dall'altra parte l'instabilità governativa, principalmente l'instabilità governativa, porta delle conseguenze in tema di competitività del sistema paese.
come abbiamo fatto nel corso del tempo, perché questo problema di competitività noi ce lo portiamo da decenni. Io mi ricordo, ho qualche annetto, ho superato i 50 e mi ricordo che quando ero ragazzo noi avevamo una situazione di difficoltà economica caratterizzata da un'inflazione galoppante. Era il nostro modo per risolvere il problema della scarsa competitività. La svalutazione monetaria era ciò che compensava il fatto che il nostro sistema produttivo non aveva quelle caratteristiche che avevano gli altri paesi europei. Compensavamo in quella forma lì e compensavamo attraverso un altro elemento fondamentale che era il debito pubblico. Sapete che è stato accumulato un debito pubblico mostro da parte dell'Italia, serviva proprio a compensare quel gap di competitività che esisteva e che ognuno poi fa le sue valutazioni, ma nella mia visione certamente era correlato anche a un'inefficienza dell'ordinamento costituzionale che noi avevamo. Tutte queste cose non sono più possibili oggi, non sono più possibili perché entrando nella comunità europea, nell'Unione Europea, abbiamo dei paletti che prima non avevamo. Prima potevamo svalutare tranquillamente, prima potevamo indebitarci a nostro piacere, oggi non lo possiamo più fare. C'è qualcuno che ci dice che proprio questo è il nostro problema e sembra che questo sia la fonte dei problemi. In realtà è accusare il termometro perché si ha la febbre. Perché è stato posto come paletto da parte dell'Unione Europea il limite all'inflazione e quindi eliminazione del fenomeno della svalutazione monetaria? Per un problema semplicissimo, che chi ci rimette sono i poveri e non i ricchi. Chi ha beni reali, proprietà immobiliari, depositi in valuta, altri beni preziosi in cui investire non ha problemi con la svalutazione monetaria, perché i suoi beni si rivalutano automaticamente per quanto si svaluta la moneta. Ben diverso è il discorso di chi vive proprio la propria vita con lavoro salariato e vive del proprio stipendio, tanto che, come vi ricorderete, nel corso del tempo abbiamo dovuto introdurre la scala mobile proprio per eliminare il problema della svalutazione monetaria. Era una continua rincorsa da parte della scala mobile a far recuperare quel potere d'acquisto, però che da parte delle fasce sociali più deboli veniva perso. Vi ricorderete che tutto questo lo abbiamo dovuto eliminare col decreto di San Valentino dell'83, il referendum dell'84, e quindi il primo elemento, diciamo, l'elemento di svalutazione monetaria è scomparso con l'introduzione dell'euro e con l'ingresso nell'Unione Europea. È stata una scommessa. In quel momento noi in Italia ha scommesso, anche se non ce ne siamo resi conto. Abbiamo deciso di smettere con quel sistema e di cercare di effettuare recuperi di efficienza e di competitività per poter competere con gli altri paesi. Siamo ancora lì, stiamo ancora arrancando. Poi vi darò due dati che vi danno il quadro di questa situazione. L'altro elemento, lo conoscete bene, è quello del debito pubblico e quindi dell'indebitamento netto che viene previsto attraverso le manovre di finanza pubblica. Sapete anche che ci sono dei limiti stringenti riguardo sia all'indebitamento che allo stock di debito pubblico. Sapete che abbiamo dovuto correre nel momento di crisi, quando ci furono le dimissioni di Berlusconi, a fare una modifica costituzionale, quella maggioranza di 2/3 senza voto del popolo, per poter correggere l'articolo 81 ed eliminare la possibilità di indebitarsi, perché altrimenti scivolavamo fuori dall'Europa. Bene, a questo riguardo, sempre per quindi parlare delle possibili conseguenze del no, io vi lancio due flash di riflessione, perché credo che a questo riguardo una riflessione ci voglia. Un primo elemento è l'andamento del PIL pro capite, quindi per ogni abitante, che si è verificato dal 95 al 2014. Bene, l'Italia è cresciuta dell'1,8. Ora vi leggo velocemente qualche altro paese per darvi l'idea. La Grecia in questo periodo è cresciuta del 13,5, la Grecia. La Francia 20,7. Non vi dico i paesi nordici, la Germania 28,7. I paesi nordici sono cresciuti del 41,7 e del 41,2. Forse un problema di competitività del sistema paese ce l'abbiamo abbastanza spiccato. Secondo dato che vi do è quello sulla disoccupazione. Nel 2006 l'Italia aveva una disoccupazione del 6,3% e l'Unione Europea del 7,7%, quindi noi avevamo una situazione migliore rispetto alla media europea dell'1,4%.
Nel 2015 le cose si sono invertite, l'Unione Europea ha il 9%, noi abbiamo l'11,7%, siamo sotto del 2,7%. Quindi scomparsa la possibilità attraverso la svalutazione monetaria, attraverso l'indebitamento, di competere, di recuperare la nostra competitività, noi siamo andati perdendo posizioni ampiamente. E quindi io credo che poi qui ognuno può fare tranquillamente una sua riflessione su che cosa significa se noi continuiamo così, cioè se non cambia nulla, no? Perché il non cambia nulla dal punto di vista psicologico sembra una cosa riposante, tranquilla, dice vabbè, insomma, fino ad ora è andata male. Ecco, dobbiamo prendere coscienza che fino ad ora è andata male a danno di qualcuno nei primi decenni della Repubblica, perché ovviamente erano le fasce sociali più disagiate che pagavano quel prezzo per poter recuperare competitività. Da parte di tutti oggi, dal momento che quelle strade che noi seguivamo sono state bloccate e non è stato più possibile seguire. Detto quindi di che cosa parliamo, passiamo a come lo facciamo. Avremo un'introduzione da parte di Alessandro e poi una relazione invece sotto il profilo tecnico da parte del professor Fusari. Alessandro ovviamente è qui non in veste di tecnico costituzionale. Alessandro, credo che lo conosciate, è un amministratore locale, si può dire nonostante la giovane età, di lungo corso, perché da molti anni fa il sindaco del comune di Rosignano Marittimo, prima l'assessore, poi il sindaco, è qui non in questa veste, è qui in veste di presidente della provincia di Livorno. E quindi ci parlerà della riforma costituzionale dal suo punto di vista, dal punto di vista politico. Io gli lancio due tracce e poi lui deciderà come e se seguire. La prima è la nuova struttura del Senato. Sapete che il Senato è stato pensato come organo di congiunzione tra gli enti costitutivi della Repubblica. Quindi, da un lato, collegamento con l'Unione Europea e con le politiche europee, dall'altra parte, collegamento con i comuni e le regioni. Sapete che le province verranno soppresse. Comuni e regioni che saranno coloro che comporranno il nuovo Senato, perché sapete che il nuovo Senato, nella sua parte elettiva, nei suoi 95 componenti, è composto da 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Quindi questo primo elemento, un elemento di valutazione da parte di un amministratore locale di quali possono essere le opportunità di una struttura di questo tipo. La seconda, che forse lo tocca anche più da vicino, è la soppressione delle province. Sapete che le province sono già state interessate da una legge ordinaria che ne ha svuotato gran parte delle competenze, la legge del Rio, ma non era possibile procedere alla soppressione delle province perché previste espressamente come enti costitutivi della Repubblica. Con la riforma costituzionale togliamo il termine province dalla Costituzione, e quindi Alessandro perde la sua poltrona. Credo che sia uno dei motivi per cui ci può legittimamente parlare della sua prospettiva riguardo all'eliminazione delle province. Vi ricordo che scomparendo le province non scompaiono completamente a livello costituzionale gli enti di area vasta e non entrano a far parte della Costituzione, ma attraverso l'articolo 40 della riforma costituzionale hanno comunque rango costituzionale e se ne prevede la disciplina per quanto riguarda l'ordinamento degli enti di area vasta da parte della legge statale e per i dettagli invece da parte della legge regionale. Non vi annoio più a lungo e passo la parola a Alessandro per i suoi ragionamenti.